Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto sul canale lui, uno schermo per proiettori, sia per uso interno che per uso esterno. Un oggetto veramente interessante per rapporto qualità-prezzo per chi vuole avere uno schermo per i proiettori. E con lui ragazzi avete una dimensione veramente incredibile ad un prezzo veramente pazzesco. Lui lo trovate sulle store della Vevor, uno store di cui ho già portato sul canale un prodotto che è quello che vedete lì in questo momento, che è appunto un simulatore di guida. Avevo già portato appunto la recensione di lui, che è sempre acquistabile dallo store Vevor, mentre questa volta vedremo questo schermo per proiettori. Lo store Vevor, per chi non lo conoscesse, è uno store veramente incredibile perché vende dei prodotti o degli oggetti assurdi, cioè dei dispositivi che normalmente non avete idea di dove poter acquistare. Non sto parlando di questo o del simulatore, ma altre cose che ragazzi dovete andare a guardare lo store Vevor, perché ci sono cose veramente incredibili che normalmente uno dice: ma dove posso comprare una cosa di questo tipo? Lì c'è, è assurdo. Quindi dategli un'occhiata perché secondo me trovate delle cose veramente interessanti. Come vi stavo dicendo, questo prodotto è molto economico, infatti costa 38 euro sullo store Vevor e poi con il coupon sconto che vi lascio qua sotto in descrizione il prezzo si abbassa ulteriormente. Come abbiamo detto, lui è utilizzabile sia all'interno che all'esterno perché è totalmente indipendente, cioè non ha bisogno di nessun appoggio, non ha bisogno di nessun aggancio, non ha bisogno di niente per essere utilizzato. Poi rimane molto compatto perché, come vedremo tra poco, all'interno di questa confezione abbiamo una pratica borsina per il trasporto. Quindi in pochi minuti lo si monta, in pochi minuti lo si ripone nella sua borsina e lo si può mettere in qualsiasi posto noi vogliamo. Quindi ragazzi, davvero un prodotto pazzesco. Ma direi di non perdere altro tempo e guardiamo cosa troviamo all'interno della confezione una volta che vi arriva a casa. Troviamo il telo che farà da schermo. Troviamo i tubi che si andranno a comporre per creare le due aste di sostegno del telo sopra e sotto. Troviamo la barra per bilanciare il telo. Dopodiché abbiamo i fermi che serviranno per tenere teso il telo sulle barre. Dopodiché troviamo il cavalletto all'interno di una pratica sacchetta per il trasporto, che è il cavalletto tre piedi che serve per sostenere l'intera struttura, ovviamente allungabile con varie altezze in base all'esigenza. Ed infine troviamo il manuale di istruzioni molto semplice, un foglio con le figure che ci spiegano come comporre questo schermo per proiettori. Allora, questo è tutto quello che trovate all'interno della confezione. Adesso andiamo a vedere come è facile montare uno schermo per proiettori con una lunghezza di 2 metri. Quindi, questo è il pezzo principale, quello che è il cavalletto che terrà in piedi il nostro schermo. Quindi, in un attimo l'ho aperto, vado a stringere la parte che tiene fermo il movimento dei tre piedi, dopodiché posso andare a allentare la prima parte che si allunga, questa l'allungo tutta. Dopodiché posso andare a allentare ancora questa parte e, se volessi, posso andare ad allentare ed allungare ancora questa parte. Ovviamente sarà uscito dall'inquadratura della telecamera perché è molto in alto, perché parliamo di 2,30 m di altezza. Però non siamo obbligati ovviamente ad utilizzare tutta l'altezza, ma potremo utilizzare solo quello che ci interessa in base alla distanza in cui poniamo il cavalletto, in base a quello che è l'altezza delle persone che sono di fronte allo schermo, cioè in base alla situazione uno poi si va a regolare l'altezza. Quindi adesso l'ultimo pezzo lo vado ad abbassare tutto. Ok, arrivati a questo punto dovremo andare ad inserire questo che è il gancio che tiene fermo l'asta sotto del telo, quindi lo andiamo ad agganciare in questo modo. Dopodiché prendiamo l'asta che serve per regolare lo spostamento della parte superiore del telo e lo andiamo ad agganciare in questo modo, quindi solo appoggiata nella smancatura che c'è nella plastica qua sopra. Dopodiché è arrivato il momento di andare ad inserire i tubi all'interno del telo. I tubi da utilizzare sono questi, sono tipo quelli delle tende da campeggio, quindi hanno una corda
elastica all'interno che li tiene praticamente uniti uno all'altro, li dovremo solo andare ad agganciare in questo modo e in un attimo li potremo andare a agganciare per riporli nella borsina da trasporto. Quindi vedete la semplicità di montaggio che è veramente pazzesca. Quindi una barra montata, seconda barra montata. A questo punto non ci resta che prendere il telo e andare ad inserire l'asta. E voilà, già un'asta inserita. A questo punto dovremmo inserire l'asta qua sotto. Direi però di andare ad agganciarlo prima di fare questo, poi lo andremo a sganciare per regolarlo, però almeno possiamo inserire l'asta senza appoggiarlo in terra, perché comunque lui, essendo un telo bianco, meglio non appoggiarlo in terra. Quindi andiamo ad agganciare l'asta, ok. Adesso ovviamente è sbilanciato perché non c'è l'asta sotto che lo va a tenere, però possiamo a questo punto lavorarci lo stesso. Quindi andiamo ad inserire l'asta. E voilà, che abbiamo messo anche la seconda asta. Adesso lui praticamente sarebbe già quasi pronto per essere utilizzato, ok? Lo andiamo a tirare bene perché così non rimangono pieghe inutili. Poi per avere una resa migliore andrebbe stirato, perché comunque un po' di pieghe ce le ha quando vi arriva, perché è impacchettato come avete visto. A questo punto dobbiamo andare a fissare la parte sotto del telo usando il gancio che si andrà ad agganciare nel tubo che abbiamo appena inserito. E voilà, ecco che abbiamo già il telo in posizione. A questo punto nella parte superiore abbiamo la possibilità di andare a regolarlo per bilanciare in base a quello che è il centro, quindi il peso che va a bilanciarsi. Lo potremo fare appunto tramite questa guida qua sopra. Arrivati a questo punto siamo praticamente pronti ad utilizzare il nostro telo. Manca l'ultimo passaggio, andare ad inserire questi che sono dei ganci di plastica che ci danno la possibilità di tenere fermo il telo e ben teso. Quindi andiamo ad inserirne uno per lato, tenendo tirato bene il telo in modo che rimanga ben teso. E voilà, il nostro schermo per proiettori è pronto. Abbiamo detto che abbiamo una lunghezza di 2 metri, questo telo è in grado di sopportare risoluzioni molto alte, quindi anche per proiettori con risoluzioni molto alte lui non ha nessunissimo problema. E in più il campo visivo, o meglio l'angolo, e in più l'angolo visivo è fino a 160 gradi. Questo ci permette di avere anche delle persone a cerchio che avranno comunque una visuale e soprattutto una visione dello schermo molto molto alta, anche se sono messi lateralmente. Questo è importante se si ha tanta gente di fronte allo schermo. Come abbiamo detto all'inizio, lo si può alzare fino a 2,30 m e per questo prezzo è qualcosa di incredibile, perché 38 euro più il coupon sconto che vi abbassa ulteriormente il prezzo, avete uno schermo per proiettori davvero incredibile. Lo si monta in pochi minuti con la pratica borsina da trasporto, lo si trasporta senza nessunissimo problema, e per organizzare eventi, per organizzare feste, per organizzare qualsiasi cosa in cui c'è bisogno di proiettare qualcosa su dimensioni importanti, questo è sicuramente un prodotto veramente fantastico. E poi è totalmente indipendente, perché non ha bisogno di agganci, non ha bisogno di sostegni, non ha bisogno di niente. Quindi ragazzi, è un dispositivo che per proiettori, anche per diapositive, per chi ha ancora delle diapositive, per proiettori a pellicola, cioè per qualsiasi cosa debba essere proiettato, lui è qualcosa secondo me di eccezionale. Quindi ragazzi, se questo mio video in cui vi ho portato questo schermo per proiettori della Vevor vi è piaciuto, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale, ovviamente anche di lui troverete sul mio canale Telegram Offerte il coupon sconto per abbassare il prezzo di 38 euro, che è il prezzo di listino dello store Vevor. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video!